Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti dal sito Pink Panda. Sono entrata così tanto per spulciare qualche cosa. Non è vero. Sono andata. Aia, mi pizzica la gomma. Sono andata. Scusate tutti i cartoni, tutte le cose che vedete, ma sto girando alcuni video. Sono andata sul sito Pink Panda perché volevo vedere qualcosa di nuovo, per vedere cosa c'era di particolare e tutto, e quindi ho fatto acquisti perché sul sito c'erano oltre che c'erano degli sconti, e poi ho visto delle cose che io mi faccio veramente la collezione. Allora, ho fatto questi acquisti perché vi dico anche i prezzi. Volevo delle spugnette. Avevo visto che di Essence sono uscite alcune spugnette, quindi ho deciso, vabbè, li prendo perché Essence, qui nelle mie vicinanze, quindi di Catania, non lo trovo da nessuna parte. O se lo trovo, trovo proprio che so, cose semplicissime o cose che c'erano tipo 7 anni fa. Comunque, avevo visto le spugnette e ho pensato, vabbè, li prendo piccoline, proprio quelle piccole, così posso fare il mio contorno occhi. Io li volevo sì piccole, ma non così piccole, cioè queste sono in miniatura, non sono piccole. Comunque, queste spugnette venivano 3,79 euro, cioè io adesso ve li faccio vedere, mettetevi gli occhiali oppure la lente di ingrandimento, se volete ve la presto io perché ce l'ho una qua. Cioè questa è la spugnetta, ve la faccio vedere, cioè questa è la spugnetta, va bene che devo fare il contorno occhi, ma la devo anche tenere nelle mani. Io ho quella di Real Techniques, che sarebbe questa, e in questo momento non è nemmeno bagnata, quindi quando la bagno diventa un pochettino più grande. Spero che questa faccia la stessa identica fine, più grande, perché è troppo troppo piccola, non mi aspettavo una cosa del genere. Le misure non c'erano scritte, però non c'erano le misure perché sennò l'avrei visto. Poi, oltre alle spugnette, ho visto che c'era anche un piccolo set, quindi l'ho voluto prendere e ho preso questo, ed è il Mini Buff Fluffy, ed è un set ovviamente di pennelli Essence. Sono molto molto morbidi, sono due per quanto riguarda il viso e due per quanto riguarda gli occhi. Lo faccio vedere così, non lo apro perché vi devo far vedere altre cose. E questo qui pennelli piccoli li ho presi 4,99 euro. Sono ottimi come pennelli perché sono piccolini, ma sono belli morbidi. Questi sono tipo da borsetta, li mettete in borsetta. Io ho anche l'astuccio, quindi ottimo. Poi ho preso questo, che è il dov'è? Sì, a 12,59 euro ho preso il set per quanto riguarda il remover makeup, quindi non makeup routine, dove abbiamo, ve lo faccio vedere, questa è la scatola dove viene portata, diciamo, la confezione, dove c'è questa sacca dove mettere ovviamente le spugnette e lavarle in lavatrice. Abbiamo anche questa fascia per capelli, semplicissima e adatta a una persona di 40 anni, che sarebbe questa con le orecchiette. Quindi quando fate la detersione utilizzate sempre questo tipo di fascia, se no la detersione non la potete fare. E poi ho preso i dischetti che sono per lo struccaggio, ovviamente. Vi faccio vedere uno, sono quelli che io utilizzo di norma. Vediamo se c'è l'altro qua, no, in bagno. Io di norma li utilizzo quelli più grandi, li avevo presi da AliExpress, e questa volta li ho presi direttamente da Essence. Infatti c'è il tagliandino, questo qui di Essence. Sono dello stesso materiale, proprio identico, forse sono leggermente più rigide. E ho preso queste, ce ne sono 2, 4, 6, 7 di queste qua, più la fascia, più la retina dove metterli per lavarli.
E questo set veniva, forse già avevo detto, sì, 12,59 euro, ottimo veramente. Poi ho preso un altro piegaciglia, questo qui è quello che io adoro, infatti l'altro piegaciglia è qui ed è sempre della Essence, solo questo è viola e questo è più dorato. Io mi trovo benissimo con questi piegaciglia e quindi l'ho voluto prendere. Vediamo se lo trovo messo qua. Il piegaciglia è costato 3,59 euro, non costa nemmeno tanto ed è ottimo. E poi, sempre perché mi serve e anche serve ai ragazzi perché anche loro le utilizzano, la pinzetta questa qui di Essence, devo dire che mi trovo benissimo, è ottima anche la punta. Non so se si vede la punta, è bella bella sottile, vedete? E devo dire che mi piace tantissimo. E la pinzetta, vediamo se la trovo anche in questo. Ci scrivono un po'. Pinzetta 2,49 euro, cioè non è costata nemmeno tanto. Ed è ottima, veramente. Poi ho preso due set di pennelli. Uno è questo qui, della linea Love is Love. E sono molto molto belli. Questo set. Dov'è? Da questo lato. Ti pareva Love is Love, che è costato 16,49 euro, molto bello come set di pennelli, mi piace tantissimo, cioè è tutto colorato, molto molto bello, le setole sono tutte colorate e adesso ve li faccio vedere, li volevo uscire direttamente dalla confezione. Allora li metto qua per farveli ovviamente vedere. La confezione viene in questa maniera. Hanno il loro brush guard per quanto riguarda se li dovete lavare. Li rimettete in questo brush guard e automaticamente si asciugano con la forma desiderata. Sono ottimi. Io di norma li lavo e li metto con questo qui. Io ne ho tantissimi prese anche da AliExpress. E vi faccio vedere il pennello in questione. È molto molto morbido, devo dire. Non è a setole fitte, è abbastanza morbide le setole. Il manico è tipo una specie di soft touch rosa carne e la ghiera invece è tipo metallizzata con la scritta Love, Love is Love, cioè è bellissimo, guardate, cioè molto molto chic come cosa e i colori sono così, guardate, ma è troppo bello come pennello. Mi è piaciuto tantissimo e quindi ho voluto prendere direttamente il set. Quello è il primo. Poi abbiamo questo per quanto riguarda le polveri, cipria o altro. Poi andiamo a vedere il secondo, che è questo per quanto riguarda il contouring o il blush. E poi questi tre che già si vedono così, è uno per sfumatura, vedete, siccome sarà che è stato spostato il brush guard, ovviamente ha i peli così tutti messi storti. Comunque ha un pennello, non so se si vede, un pennello questo qui da sfumatura, un pennello d'applicazione, un pennello tipo da eyeliner o per quanto riguarda le sopracciglia. Questo ovviamente li laverò e poi li utilizzerò. Sono molto contenta, sapete tutti che a me i pennelli piacciono tantissimo e quindi non potevo non prenderli. Poi, l'altro set che vi faccio vedere, questo è Love is Love, già l'ho detto. Invece l'ultimo set che vi faccio vedere è costato, Gold Set, 22,49 euro. Perché dopo apriamo la Mystery Bag. L'altro quindi che vi faccio vedere è questo. Brava Stefania, ha buttato tutto a terra, sì. Ok. Allora, l'ultimo set di pennelli che vi faccio vedere è questo qui. Io adoro tantissimo i pennelli, specialmente quelli di Essence. Mi ci trovo benissimo. La confezione è questa. E andiamo subito a vedere i pennelli. E il set di pennelli è così. Vediamo se riesco. Sì, è così. Questo è tutto il set di pennelli per quanto riguarda Essence. Il manico, vi faccio vedere uno
farvelo vedere. Allora, ha il manico tutto dorato, sia il manico che la ghiera, solo la ghiera è lucida, il manico è tipo matte, effetto matte. I pennelli sono molto molto morbidi, con le setole tutte bianche. Bellissimo, bellissimo pennello veramente. Anche questo con la forma dell'altro, vedete? Questo, oh, c'è un po' di polvere. Questo è molto più fitto dell'altro che vi ho fatto vedere. Ha anche lo stemma qui della Essence. Devo dire che sono dei bellissimi pennelli. Io sapete tutti che ho una passione per quanto riguarda i pennelli, quindi l'ho voluto prendere. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 pennelli per quanto riguarda il viso, e poi abbiamo 2, 4, 6 per quanto riguarda gli occhi. Devo dire che è un ottimo set per quanto riguarda Essence, mi piace tantissimo. Ovviamente poi questo io lo toglierò dalla confezione e lo utilizzerò, perché io utilizzo a ruota, li utilizzo quasi tutti i pennelli, però ho i miei preferiti. Se volete vi faccio anche un video per quanto riguarda i pennelli, i miei preferiti, quello che utilizzo, quello che veramente utilizzo sempre quelli, perché sono fissata, utilizzo quasi sempre gli stessi pennelli. Andiamo ad aprire la Summer Mystery Bag. Ovviamente sapete che le cose che io non utilizzerò di questa summer, di questa bag, scusate, li manderò a qualcuno, o su Instagram o qui su YouTube, e quindi sapete tutti che se una cosa no, che non mi piace, ma che io posseggo, o una cosa simile, e se io posso, vi vorrei fare dei regalini. Questo è tutto. Ma sono dei regali così, tanto per, non per sponsorizzare, fare, dire, baciare, niente. Prendiamo una cosa. Wow, che cos'è? Happy Natural 2 in 1 Protection Spray, ed è vegano. Ma che profumo! Wow! È un conditioner, quindi per i capelli, 150 ml, se non mi sbaglio, per i capelli conditioner. Ed è, voglio sapere cos'è. Comunque fa un profumo, ragazzi, che è una cosa spettacolare, veramente spettacolare. Non so cosa sia, ve lo scriverò. Maronna mia. Ma un profumo pazzesco, 97% hair care, sì, per i capelli, 97% naturale. Bellissimo, già il profumo mi piace troppo. Avevo toccato una cosa molle, mi sono spaventata. Ah, altri stickers, già li abbiamo trovati nell'ordine precedente. Poi, ah, guardate. Abbiamo questa palettona, una palettona Revolution Glow Sunset Shadow Palette della Revolution. Sapete tutti che io adoro alcuni prodotti della Revolution. Vediamo cosa ci sarà mai in questa confezione. Ovviamente sapete tutti che io le cose le apro, ma se non le utilizzo non le sboccio per niente, quindi è pesante. Oh, che bella, guardate, bellissimo come pack. Cioè, molto molto bello, guardate qua. Bella. Apriamo. Piano piano. Wow, ma è stupenda. Guardate, ha uno specchio enorme. E guardate qua che colori. Wow. Sarebbe tipo simile a quelli della Natasha, a quelli di Huda Beauty. Cioè, bellissimi, molto molto belli, veramente. Molto molto belli. Stupendi. Anche questo fa un profumo pazzesco. Bellissimo, una palettina abbastanza pesante, devo dire. Ottima. Poi, peschiamo. E abbiamo un altro prodotto, infatti immaginavo che erano soltanto tre in base, 3, 4 sono in base alla consistenza. Forse è una saponetta questa. Vediamo un po'. Sì, credo che sia una saponetta. Ma che profumo!
Allora, body bar, moisturizer ad argan. Io adoro le saponette. Credo che sia una saponetta, sì, all'argan 100%. Sì. Questa è una saponetta al Moroccan Argan Oil, sì, all'argan. Bellissima, già si sente il profumo, ragazzi. Il profumo si sente. Mamma, è buonissima. Maronna. Ottima. Allora, mi è piaciuta tantissimo. Questa è la prima box che mi piace tantissimo, veramente. Di questi tre prodotti mi piacciono tantissimo, ovviamente, per quanto riguarda le unghie. Comunque sono molto molto carini. Sì, li darò alle mie nipotine perché sennò queste mi ammazzano se vedono che non gli do queste cose. Assolutamente. Comunque, ottimi. Questi ottimi. Questa ovviamente la regalerò, non la utilizzerò. E poi ovviamente vedrò a chi darla. Questi li voglio provare. Questo è il profumo. Anche questi, cioè questi proprio li voglio provare. Sono rimasta molto molto contenta di questa beauty box di di questa volta. Veramente molto molto contenta. Li utilizzerò e vi farò subito sapere. Ottimo, ottimo veramente. Quindi questa sono rimasta super contenta. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente ditemi se vi piacciono anche a voi i pennelli come piacciono a moi. E quindi se volete vedere qualche video per quanto riguarda i pennelli, non so se lo fate, ma vi prego fatelo. Seguitemi su TikTok perché metto alcuni spezzoni, alcuni video, alcune anche cose un pochettino più private. Su Instagram, dove pubblico tante cose, e qui su YouTube. Spero che vi faccia piacere, ovviamente, perché se voi interagite con me, io cercherò di interagire ancora di più con voi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio, muah, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!